Buongiorno, 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 buongiorno a tutti, mi ha comprato un cioccolatino, biscottino. Buongiorno, oggi vi faccio vedere la mia colazione, completamente struccata appena sveglia, sempre io coraggiosa. E colazione estiva, fresca ancora, per rimettersi in forma, no? Se avete visto i miei vlog a Nizza in Francia, ho mangiato mille croissant a colazione, quindi adesso riprendo un po' il mio ritmo, quindi le mie bellissime, buonissime colazioni sane. E faccio vedere quella che sto preferendo adesso, che non è nulla di che, è molto molto semplice. Però spero di darvi qualche spunto anche su vari prodotti che compro al supermercato. Vi ricordo che questo è il mio secondo canale dedicato alla cucina e non solo, quindi mi raccomando, se siete ancora iscritti iscrivetevi. Ecco qua, ho iniziato subito col versare già questo qua, che è latte di cocco, che adoro tantissimo, già ve l'ho fatto vedere in altri video. È super leggero, non è come il latte di cocco quello nella latta, che già vi ho spiegato sta cosa perché ci furono un po' di polemiche, persone che pensavano che fosse quello là, è grasso, è pieno di calorie, non è vero, no. Questo ha soltanto 20 calorie, lo dico solo per questa cosa, perché sapete se no che io non è che mi metto a far vedere calorie, a contare calorie, lo dico solo per questo. È molto leggero, molto sano e ottimo. Io però lo mischio sempre anche con latte di soia, perché sapete che io devo fare 3000 miscugli, se non solo io, perché il latte di soia è l'unico tra questi latte vegetali che ha molte proteine, quindi per avere una buona dose di proteina faccio un po' e un po', anche perché quello di soia da solo non mi piace il sapore, quindi faccio metà cocco e metà soia. Alla fine mi sono resa conto che come abitudine li mischio sempre, quindi ho sempre due latte vegetali che mischio. Ecco qua, bella piena piena la mia tazza. Facciamo troppo queste qua di vetro, le adoro. Vabbè, poi dentro, andiamo avanti. Il cucchiaino, questo l'ho comprato in Francia, troppo troppo carino. Vabbè, ci metto il caffè solubile perché non voglio andare a scaldare, non voglio fare presto, il latte è freddo e quindi così faccio prima. Vado a mischiarlo qua dentro, adesso si scioglie. E poi qua ci tuffo vari cereali, così sto facendo colazione la mattina, mi piace così. Allora, i miei preferiti sono questi qua, Benedict Cup integrali. Io di solito faccio così, prendo una ciotolina e qua dentro ci vado a mettere tutti i cereali che voglio mangiare. Quindi prendo questo qua, una bella manciata, ecco qua, di questi qua integrali, diciamo che sono quelli semplici che io adoro, super croccanti. Poi ci sono questi che sono i Camut, di Camut soffiato. Questi li ho comprati in Puglia di questa marca Sarchio, che adoro troppo, c'è un sacco di cose biologiche buonissime, infatti devo cercarla online, mi devo comprare un po' di cose perché veramente c'ha le gallette, tutte cose buone. Poi questi qua che sono i fiocchi di avena, quelli là che feci il porridge, feci due video della colazione, sono praticamente gli stessi che sono un po' più grandi. E poi anche qualche biscottino ci metto a pezzettini, questi vabbè, la confezione è un po' disastrosa, frollini con fiocchi di orzo e farina di avena, che sono molto molto buoni ragazze. Io sto facendo questo video anche proprio per darvi questi spunti su tipi di cereali, tipi di biscotti, quindi mi sto dilungando un pochino in più, perché io vi ho fatto anche il video sempre su questo canale, io e mia sorella, tutti i biscotti senza olio di palma buoni. Non mi ricordo se questi ve li abbiamo fatti vedere, comunque questi sono buonissimi, sono semplici frollini e noi li compriamo alla Coop. Hanno ingredienti molto sani, sono veramente, adesso dentro sono tutti distrutti, comunque questa è la forma. Io li metto praticamente tutti a pezzettini così, ne prendo due o tre e li metto a pezzettini e così li tuffo nel latte tutti assieme.
e questa colazione è molto molto buona. Mangio anche uno di questo, che praticamente questi sono dei muffin, della specie di tortini che ha fatto mia mamma, troppo troppo carini, al cacao, oppure questi non ricordo bene, pare che siano con la frutta secca. E comunque le devo chiedere la ricetta, devo assolutamente farvi il video, vediamo se riesco a convincerla, così glielo faccio fare a lei, perché veramente è proprio diventata bravissima, li fa spessissimo. Ovviamente sono sani e sono, credo, anche vegani, senza, comunque sono abbastanza leggeri e dietetici, quindi mi farebbe piacere farvi il video, non so se vi può interessare, quindi adesso faccio colazione. Verso praticamente un po' per volta e poi li mangio. Se no si verso tutto, poi si ammollano, ragazze, capite? Mi sono brutti quando si ammollano, li voglio croccanti. Spero che questo video vi sia piaciuto nonostante il mio aspetto pessimo. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, se è nuovo iscrivetevi al canale e vi mando un bacio grande. Ciao!